Il tempo. Inesorabile scorre segnando il passaggio dei giorni, mesi, anni. Passiamo tutta la vita a rincorrere il tempo per avere più tempo. Tempo che a volte passa velocemente senza che neppure ce ne accorgiamo. Altre volte invece è un tempo infinito che non finisce mai. Un minuto! E adesso ci ritroviamo qua, nelle nostre case, con un sacco di tempo a nostra disposizione. Finalmente possiamo mettere un po' in pausa la nostra corsa contro il tempo e godere di tutto il tempo che abbiamo per fare ciò che veramente vogliamo fare. Già, ma che cosa vogliamo fare? Tutto questo tempo che abbiamo finalmente ritrovato, possiamo rischiare di perderlo di nuovo. Ehi, ciao, buon pomeriggio! Ciao, Matte! Sei sempre in pigiama? Rischiare di vivere, cioè, senza andare a tempo, un po' improvvisando. Ma ci vuole ritmo. Perché in fondo, in questa quarantena, il tempo sembra essersi fermato. E invece continua a scorrere, inesorabile, con le sue regole e la sua sapienza. Ogni cosa ha il suo tempo. È pronto! Ma allora che cosa possiamo fare per vivere appieno questo tempo che ci viene riconsegnato e restituito? Se vuoi stare a tempo, non lasciare che le tue giornate passino. Vivile al 100%. Per fare questo, trova il tuo tempo. Riprenditi il tuo tempo. Ecco il nostro consiglio. Prendi un foglio bianco e una penna e inizia a scrivere la tua giornata. Scandisci il tuo tempo, a che ora ti sveglierai, a che ora inizierai il tuo lavoro o il tuo studio, quando ti dedicherai alle tue passioni e ai tuoi hobby e quando andrai a riposare. Scrivi la tua giornata tipo, falla vedere a persone di cui ti fidi e una volta approvata vivila con obbedienza, perché per ogni cosa c'è il suo tempo. Lo dice anche il Coelet nella Bibbia. C'è un tempo per nascere e un tempo per morire, un tempo per piantare e un tempo per sradicare, un tempo per dormire e un tempo per stare svegli, un tempo per studiare e un tempo per riposare. Questo è il tuo tempo. Vivilo!